Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo, dove questa mattina in piazza Martiri sono stati esposti i resti dell'auto blindata fatta esplodere a Capaci nella strage che uccise il giudice Falcone e la sua scorta. Presente anche la vedova dell'agente Montinaro e centinaia di studenti in corteo. Ci racconta di più nel servizio Tania Bonnici Castelli. La Quarto Savona 15, l'auto distrutta dall'esplosione di Capaci, che fece saltare in aria il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, è stata mostrata in Piazza Martiri a Teramo come uno dei simboli più importanti di lotta alla mafia. Forze dell'ordine, autorità civili e religiose, gli studenti dell'Università di Teramo, delle scuole superiori e primarie del Teramano, attoniti davanti ad un ammasso di lamiere che suscita morte e terrore, ma soprattutto ribrezzo per la mafia. In prima fila la vedova dell'agente Montinaro. Dopo 27 anni dalla strage di Capaci, Teramo, sempre con grande commozione, celebra questi eroi italiani, con la presenza di chi è stato protagonista con loro durante quella stagione di lotta, come il magistrato Leonardo Guarnotta. Che ricordo ha di questi due nostri grandi eroi? Beh, i ricordi sono tanti, ovviamente, che ritornano, frullano nella mente. Ma il ricordo soprattutto è quello di due colleghi con i quali e grazie ai quali ho vissuto un'esperienza giudiziaria unica e irripetibile che mi ha arricchito sul piano professionale e segnato profondamente su quello umano, su quello personale. È stata un'avventura giudiziaria, veramente in quegli anni particolari, fino agli anni 70, fino agli anni 80, primi anni 80, in cui si diceva che la mafia non esistesse, che fosse un'invenzione giornalistica, per distogliere l'attenzione dei lettori, chissà da quale altro più grave problema, o addirittura si è arrivato a dire da altri che fosse addirittura un espediente della Democrazia Cristiana per screditare il Partito Comunista o viceversa. L'iniziativa del corteo dei 100 passi degli studenti e l'esposizione della teca che custodisce i resti della Fiat Croma blindata della scorta di Giovanni Falcone è stata curata dall'associazione Falcone Borsellino nell'ambito del premio Borsellino. Gli uomini passano, le idee restano. Questo è il messaggio. Le persone qui presenti, Leonardo Guarnotta, Luigi Savina, Tina Montinaro, ci insegnano che 600 kg di tritolo a Capaci non possono fermare la volontà degli uomini per un mondo più giusto. Questa presenza così massiccia oggi a Teramo ci ricorda che Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i mille che sono morti insieme a loro sono vivi, sono in mezzo a noi, il loro messaggio altre gambe le hanno raccolte e le portano avanti. Voi rappresentate la scuola di legalità, cioè la legalità di questo paese. E allora che messaggio volete dare a tutti? Sicuramente quello che dalle piccole cose si può cominciare a correggere i nostri atteggiamenti. E la scuola di legalità insegna proprio questo, è tutta una serie di percorsi che ci fa capire come anche nel nostro piccolo possiamo evitare e possiamo anche correggerci. Perché nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e tante piccole cose poi fanno una grande cosa che si chiama legalità. Di grande impatto il discorso del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che nel ricordare anche l'anniversario dell'uccisione del giornalista Peppino Impastato, ha salutato i giovani in piazza citando una sua famosa frase: «La mafia è una montagna di merda e io lo voglio urlare». Cambiamo argomento adesso, apriamo la pagina politica. Il TAR dell'Aquila ha bocciato tutti i 6 ricorsi dei ricorrenti e dei candidati non eletti alle regionali del 10 di febbraio scorso, cioè Emilio Iampieri, ex consigliere regionale di Forza Italia, Gianni Bellisario, sindaco di Perano di Azione Politica, che chiedevano una diversa attribuzione dei seggi nell'Assemblea regionale. La decisione dei giudici amministrativi così lascia al proprio posto l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, i consiglieri Sant'Angelo di Azione Politica e Scoccia dell'UDC, bocciati anche i ricorsi del centrosinistra che chiedeva una diversa attribuzione dei seggi tra i gruppi di opposizione in virtù del miglior risultato della coalizione guidata da Giovanni Legnini rispetto a quella del Movimento 5 Stelle. I pentastellati di Sara Marcozzi infatti hanno conquistato 7 seggi pur essendo arrivati terzi, mentre la coalizione di centrosinistra ha ottenuto 6 seggi pur essendosi piazzata al secondo posto. Per i giudici amministrativi però la legge era chiara e
le attribuzioni sono corrette. Il prossimo pronunciamento sarà quello del Consiglio di Stato, al quale hanno già annunciato di voler adire i ricorrenti che hanno viste bocciate le loro istanze. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha presentato questa mattina una proposta di legge che lo vede primo firmatario, che riguarda i requisiti dei commissari designati dalla Regione per la scelta dei direttori generali delle ASL abruzzesi. Vediamo. La mia proposta di legge prevede dei requisiti stringenti per la nomina dei commissari che debbono scegliere la rosa dei candidati alla carica di direttore generale da sottoporre al Presidente di Regione. Secondo la nostra proposta di legge, i commissari non devono aver riportato condanne, anche non in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, non devono aver svolto, percepire fondi dalla ASL o svolto attività professionale per le ASL, non devono aver fatto politica negli ultimi 10 anni, non devono aver svolto lo stesso incarico per più di 2 mandati e soprattutto non devono aver svolto o svolgere attività professionali in contrasto con i principi del Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene, ora noi sfidiamo il centrodestra, il governo regionale di centrodestra, ad approvare questa norma. Se approvano questa norma vuol dire che vogliono il cambiamento e vogliono porre fuori i partiti dalla sanità, altrimenti rimane tutto come prima. Noi abbiamo anche individuato una sorta di anomalia nella scelta degli ultimi commissari, perché qualche giorno fa il Presidente di Regione ha scelto i commissari che dovrebbero valutare le nomine per il direttore generale della ASL di L'Aquila e di Chieti. Ebbene, hanno designato anche un componente di Regione Abruzzo, non ricordandoci che c'era una precedente delibera della Giunta di Chiodi che prevedeva che i membri devono essere designati dalle università e dall'Agenzia Sanitaria Nazionale. Quindi noi abbiamo fatto notare anche questa cosa e chiediamo di revocare gli incarichi che ci sono stati e di rivedere anche la nomina della Commissione. Adesso le elezioni amministrative, ci spostiamo a Montesilvano per andare a vedere la presentazione dei candidati nelle liste di Forza Italia a supporto della candidatura a sindaco di Ottavio De Martinis. In capolista il sindaco uscente Francesco Maragno. Paolo Renzetti. Pagano, il centrodestra punta all'en plein alle prossime amministrative: Pescara, Montesilvano, Giulianova. Noi come Forza Italia abbiamo provato a mettere in piedi le liste di grande spessore, certamente abbiamo fatto a Pescara, e qui a Montesilvano abbiamo secondo me messo in piedi, insieme al sindaco diciamo uscente Francesco Maragno, abbiamo messo in piedi una lista prestigiosa composta da giovani e donne, da professionisti di primo livello, e sono orgoglioso della composizione di questa lista. La Lega ha voluto ci fosse un candidato loro, anche se bisogna ricordare che De Martinis fino a pochi mesi fa era di Forza Italia, quindi era uno che era stato candidato con noi, ma insomma questo può accadere di questi tempi. La Lega è composta da molti esponenti, diciamo, che erano in Forza Italia e che oggi sono passati con loro, però insomma noi pensiamo che la coalizione unita debba come dire, dimostrare di essere al servizio dei cittadini. Centrodestra che punta ad una continuità dopo il sindaco Maragno, 5 anni che diceva anche il coordinatore regionale di Forza Italia Pagano, hanno visto tante cose buone per la città di Montesilvano. Dici bene, ho rimarcato più volte in questi giorni quanto noi vogliamo ripartire da quanto di buono è stato fatto in questi anni, ovviamente cercando di migliorarci, ma soprattutto c'è un aspetto che ci fa ben sperare e deve far ben sperare il territorio qualora il centrodestra governerà la città, ed è quello che finalmente avremo anche degli enti sovracomunali a noi vicini che ci potranno dare quella mano che in questi anni invece purtroppo non ci è stata data. Noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto con le sole nostre forze e con quelle dei cittadini che molto spesso ci hanno accompagnato in questa azione politica, e quindi tutto questo per dire che siamo certi di una vittoria che possa essere la più straripante possibile, ma soprattutto siamo certi di poter dare tanto alla città, noi finalmente con l'aiuto anche di coloro che vorranno davvero bene a Montesilvano e la considereranno, al di là delle chiacchiere, davvero la terza città d'Abruzzo.
Adesso ci spostiamo a Torino di Sangro. In un tavolo tecnico convocato dal sindaco Nino Di Fonso sono stati esaminati nuovi fondi e progetti a difesa di Contrada Lago Dragoni, zona critica per l'erosione costiera. L'assessore regionale al demanio marittimo Nicola Campitelli ha anche annunciato l'arrivo di 1 milione di euro di fondi ministeriali. Vediamo. Determinazione assoluta e caccia al finanziamento da parte dell'amministrazione comunale di Torino di Sangro, decisa a battere i pugni sul tavolo pur di risolvere l'emergenza dell'erosione costiera, salvando la strada statale 16 a forte rischio e permettendo così la realizzazione della pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi. Su iniziativa del sindaco Nino Di Fonso è stato convocato un tavolo tecnico alla presenza di funzionari regionali, dell'ingegner Bruni del Provveditorato alle opere pubbliche marittime, della Guardia Costiera di Ortona, dell'assessore regionale Nicola Campitelli con delega all'urbanistica e al demanio marittimo. Grandi assenti invece ANAS e il presidente della provincia Pupillo. Incontro fruttuoso con una buona notizia. La Regione Abruzzo ha infatti inserito Torino di Sangro tra i comuni che saranno beneficiari di un finanziamento ministeriale di 1.220.000 euro. Quindi a brevissimo ci sarà l'ok da parte del Ministero, quindi la somma disponibile per realizzare questa messa in sicurezza della costa del Comune di Torino di Sangro saranno finalmente disponibili, quindi 2.200.000 euro andremo a completare questo progetto di messa in sicurezza. Dunque entro il 2019 bisognerà provvedere a redigere un nuovo progetto di difesa e appaltarlo, altrimenti i fondi saranno revocati. Il progetto di difesa del tratto più a rischio, e cioè quello dell'ex casello ferroviario ormai Villa sul Mare, con due pennelli di 70 metri e una barriera sommersa, non serve più, visto che il fronte franoso si è esteso più a sud per altri 500 metri. Via libera dunque alla progettazione di una barriera radente sul modello del litorale a nord. L'erosione è arrivata quasi sulla statale 16 a 2 metri, poi non si può scaricare su un sindaco che deve fare un'ordinanza di chiusura della statale 16, non si può scaricare su un sindaco un'ordinanza con esigibile urgenza su un'abitazione, tutti quanti si devono prendere responsabilità. Hanno fatto delle inaugurazioni dove là c'era il problema e nessuno ha pensato al territorio, hanno pensato solo ed esclusivamente alla politica e ai propri interessi per andare a Roma. Torniamo a Pescara nel quartiere Fontanelle, andiamo a vedere il sopralluogo che l'UDC questa mattina ha effettuato nelle case Ater su richiesta dei residenti per verificarne le condizioni, soprattutto per quanto riguarda gli alloggi di via Caduti per servizio. Vediamo. Ci sono dei lavori in queste case Ater, ma in altre, come abbiamo visto anche in questo appartamento, la situazione è davvero, davvero molto complicata, Pignoli. Sì, io veramente rimango basito perché conosco la signora da tempo, ma mai mi aveva descritto una situazione del genere. Questo è l'inciviltà allo stato puro, questo è il non abitare. Questa è la vergogna dell'Ater, della regione Abruzzo e di Pescara. Un'abitazione, poi le vostre immagini parlano chiare, dove non si può vivere, cioè non si può vivere. Per questo io già da domani scriverò al prefetto, al presidente della regione per trovare ovviamente delle soluzioni immediate e drastiche. Io veramente rimango senza parole perché una cosa del genere non mi è mai capitata nella vita di vederla. Eppure voi sapete che io la mia vita la spendo, la signora lo sa, occupandomi prevalentemente delle periferie, ma una cosa del genere veramente a misura d'uomo, a memoria, non mi è mai capitata una cosa del genere, rimango basito. Ci sarà mia premura nei prossimi giorni avviare tutte le procedure immediate e urgenti perché poi insomma adesso ci sono le elezioni per cui tutti quanti corrono per cercare voti perché faccio io, presento io, risolverò io. Io questa cosa la devo risolvere e verificare immediatamente con l'Ater perché è una situazione che non può essere. Loro avevano dei debiti, la signora è rivolta da me, abbiamo fatto un piano di rientro con l'Ater, hanno pagato tutto per cui adesso sono l'Ater legittimata a intervenire e a risolvere il problema. Torniamo a Montesilvano dove ieri pomeriggio il Comune ha consegnato nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Palazzo di Città la cittadinanza all'Arma dei Carabinieri. Sentiamo il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno.
È stato un gesto doveroso nei confronti di un'istituzione nella ricorrenza del ventennale dell'istituzione della Compagnia dei Carabinieri. Abbiamo voluto concedere la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri con una delibera del Consiglio Comunale del 9 di aprile. Ieri abbiamo consegnato di fatto il documento nelle mani del generale Cerrina, che provvederà ad inoltrarlo al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Nistri. È stata volontà ferrea di tutte le forze politiche in Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di opposizione, tutti quanti consapevoli del grande sforzo che quotidianamente i carabinieri fanno per garantire la sicurezza dei montesilvanesi. Sono sempre al nostro fianco e credo che fosse doveroso concedere loro un piccolo sentimento, mostrare a loro un piccolo sentimento di riconoscenza. A Lanciano è il potenziamento della rete di deflusso delle acque bianche, la voce che indica un investimento di 300.000 euro per il dissesto idraulico nel centro città. I problemi della scorsa estate al Malvò e a Corso Trento e Trieste sono allo studio dei tecnici incaricati, che rimetteranno una relazione a fine mese. Sentiamo il servizio. Per la prima volta l'amministrazione comunale di Lanciano impegna una somma sostanziosa per il potenziamento della rete di deflusso delle acque bianche. Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo di Città l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna, in occasione della presentazione del piano relativo al 2019 del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Il sottosuolo, spiega l'assessore, ha problemi di dissesto idraulico, come ampiamente documentato dalla cronaca della scorsa estate in città, dalla voragine aperta sotto i palazzi alla fine di Corso Trento e Trieste al crollo di una porzione di condotta sotterranea nell'area del Malvò. È in fase di conclusione lo studio affidato ai tecnici incaricati, riferisce l'assessore Verna. I 300.000 euro stanziati con il bilancio di previsione, che sarà approvato in Consiglio Comunale la prossima settimana, saranno utili ad intervenire per la messa in sicurezza. Un'ipotesi concreta nell'attesa di conoscere la relazione finale dei professionisti a fine mese. 300.000 euro che verranno finanziati con un mutuo, quindi con copertura finanziaria certa, per andare a investire non tanto o non solo su una nuova rete del deflusso acque bianche, ma soprattutto rispetto al dissesto idraulico, quindi fare interventi che vadano oltre l'ordinaria amministrazione, interventi e quindi studi che ci mettono nella condizione, nella situazione di poter fare prevenzione rispetto ai problemi che ci sono nel sottosuolo. Il piano 2019 ammonta ad oltre 1.900.000 euro tra asfalti, edilizia scolastica, campo sportivo di Meco e la realizzazione degli uffici comunali a Palazzo Novecento per i settori ambiente, commercio e sociale. Andiamo all'Aquila, le zone 30 sono una realtà nel capoluogo di regione, ma la città si sta dividendo. Per molti è un buon provvedimento, purché venga supportato da adeguati controlli. Il servizio di Daniela Rosone. Le zone 30 ormai all'Aquila sono una realtà e via Panella è la prima zona 30. Tra l'altro è già attivo il primo impianto a LED di illuminazione sulle strisce pedonali. Il dibattito però è sempre molto vivace e la città si divide tra favorevoli e contrari. In via Panella ultimamente ci sono stati ben 8 investimenti di pedone, in prossimità ci sono le scuole, cosa che ha spinto il comune ad intervenire. Era molto tempo che aspettavamo un provvedimento del genere, dicono alcune persone, soprattutto i residenti delle vie interessate. Io l'ho detto pure quando, perché stava, quando stava al comune, la stessa cosa, perché è pericoloso qua che camminano troppo, sia qua alla Croce Rossa, no, stanno facendo un bel lavoro. Si è partiti da via Panella, quella ritenuta più pericolosa, numeri alla mano, ma si proseguirà anche con viale della Croce Rossa, viale Corrado IV, via della Polveriera e via Ficara, vicino le scuole. I commercianti guardano il provvedimento di buon occhio, a patto però che le regole vengano rispettate dagli automobilisti. Andiamo avanti, cambiamo argomento. La nostra regione ospiterà da oggi e fino a domenica la 51esima edizione del Grand Chapitre d'Italie, un evento culinario di caratura mondiale con la presenza degli chef stellati e la visita di delegazioni straniere nei posti più belli della nostra regione. Sentiamo.
da Fossa Cesia, Sulmona, Atri, questa è la zona in cui andremo in giro tra, per eventi enogastronomici e anche culturali legati appunto alla, alle bellezze, all'arte e alla cultura abruzzese. Saranno una serie di appuntamenti appunto culinari, diciamo, da questa mattina, giovedì, fino a finire domenica, intervallati chiaramente non solo appunto, come dicevo, da pranzi e cene, ma da anche visite culturali, soprattutto ad Atri e Sulmona, e la cerimonia, diciamo, principale, che sarà il culmine dell'evento, è la cerimonia di intronizzazione, che si svolge quest'anno nel teatro comunale di Atri, e poi seguirà con la visita al chiostro, alla cattedrale, e poi un aperitivo al chiostro. Ci saranno anche delle finalità benefiche sociali? Nell'occasione dello chapitre non ci sono finalità benefiche sociali. In genere la SCEN non è solo un'associazione che, dato l'oggetto sociale, diciamo così, è solo gastronomica, ma che è dedicata anche a quella che è la valorizzazione della cultura della tavola, la cultura gastronomica, per quanto riguarda poi i bagage territoriali, a quelle del territorio dove loro operano, ma è anche un'associazione che fa della beneficenza. Andiamo avanti adesso la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Partiamo chiaramente dal Pescara, seduta di allenamento questa mattina al Poggio degli Ulivi in vista dell'ultimo match della stagione regolare contro la Salernitana. Sabato pomeriggio Pillon dovrebbe confermare il 4-3-3. In difesa sono in ascesa le quotazioni del giovane Bettella accanto a Scognamiglio, sugli esterni Del Grosso a sinistra e Balzano a destra, mediana con il rientrante Memusciai, Brugman e Clecco, mentre in attacco Antonucci insidia il posto a Marras sulla corsia di destra. Sempre davanti, buone notizie per il tecnico dei biancazzurri Baby Pillon, visto che Mancuso, rientrato in gruppo, sarà titolare contro i campani. Proprio l'attaccante ai nostri microfoni parla della gara dell'Adriatico Cornacchia, che potrebbe essere decisiva per blindare il quinto posto in classifica e dunque accedere in una posizione migliore ai playoff. Sentiamo l'intervista. Leonardo Mancuso, tornato al gol nella gara di Venezia, non è bastato per vincere, però fa sempre piacere riuscire a superare le difese avversarie, i portieri avversari. Ma sì, sarebbe stato un gol pesantissimo, è servito comunque perché siamo andati in vantaggio e poi siamo stati beffati proprio alla fine, quindi comunque è stato un gol importante e fa piacere perché ha aiutato la squadra comunque a portare a casa punti. Con i piccoli passi, Pescara è arrivato all'ultima giornata di campionato, questa partita sportivamente parlando drammatica, soprattutto per la Salernitana, che a Pescara si giocherà la salvezza. Voi però non potrete fare le gare. No, assolutamente, noi dobbiamo pensare alla nostra gara, che è quella che dobbiamo fare, cioè di portare a casa il bottino pieno, perché a oggi siamo quinti e quinti vogliamo rimanere, quindi non guarderemo gli altri campi, ma solamente alla nostra partita, per cercare di vincere, così per confermare il quinto posto. Un campionato davvero particolare questo di Serie B quest'anno, forse negli ultimi 10 anni, 20 anni non era mai accaduto che tutto doveva essere deciso nell'ultima giornata. Penso che sia spettacolare per questo. Quindi credo che sia stato veramente un campionato avvincente, un campionato che si è chiuso e riaperto per tante squadre, e quindi vedremo alla fine quale sarà il verdetto. La Salernitana evoca bei ricordi a Leonardo Mancuso. Nella gara d'andata arrivò una tripletta in quella fantastica partita, sotto per 2-0, poi vinta per 4-2. Sì, fu una partita stupenda, perché appunto noi andammo sotto e riuscimmo poi a ribaltarla nel secondo tempo, e poi si rievoca bei ricordi a me, perché ribaltarla con la mia tripletta fa molto piacere. I playoff sono vicini, però c'è anche il rischio che la seconda fase possa slittare. State pensando anche a questo? Ma noi ora siamo concentrati sull'ultima partita, perché prima dobbiamo vincere per posizionarci il meglio possibile nella griglia playoff, poi quella che sarà la decisione ne prenderemo atto e ci prepareremo al meglio. E per te poi ci sarà la Juventus? No, adesso c'è solo da pensare a questo fine di stagione, perché sarà stupendo da giocare.
Andiamo in Serie C adesso, campionato concluso per il Teramo che nella prossima stagione potrà contare nuovamente sul suo capitano Ivan Speranza, condizionato da un infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Per il difensore biancorosso adesso è tempo di migliorare la già buona base costruita quest'anno. Vediamo l'intervista. Non sono mai stato fermo, ho sempre giocato, quindi trovarmi ad affrontare un infortunio così che magari all'inizio si pensava meno grave di come poi si è scoperto, quindi non ero nemmeno, come si dice, nell'ottica di stare fuori così tanto e quindi è stata dura per me. Devo tanto comunque a questa società perché comunque io prima di questa società comunque sono stato sempre nei dilettanti, ho fatto sempre la Serie D, poi qua abbiamo vinto, abbiamo fatto un percorso eccezionale arrivando fino in Serie B, quindi è stata fatta una cosa magnifica. Sto recuperando, sembra un po' meglio ultimamente. Sono stato a visita la settimana scorsa della dottoressa Favilli, ho fatto due infiltrazioni di acido ialuronico qui proprio nel tendine. Ora sto procedendo nel percorso che mi ha dato lei, sperando che le cose vadano bene come devono procedere per cercare comunque di stare bene per il ritiro. Sono 7 anni che giochiamo insieme ovviamente, poi anche per lui il primo anno che abbiamo giocato un po' non insieme, quindi poi lui ha cambiato un po' ruolo, comunque ha fatto il centrale, di solito era abituato a fare il centro-destra e comunque si è responsabilizzato tanto, ha migliorato tanto anche lui in questa cosa ovviamente. E lo doveva fare per forza, comunque non essendoci io doveva prendere i miei pesci soprattutto in campo ed è stato bravo, ovviamente io ho massima stima, c'ho un rapporto al di là del calcio con lui, spero tanto che comunque lui rimanga. Sono passati tanti anni, tanti allenatori, tanti direttori sportivi, soprattutto gli ultimi anni, è stata dura, però la cosa che conta più di tutti per me a livello personale è che io ho sempre avuto e ho ancora tantissima voglia e adesso ancora di più perché dopo essere stato così tanto fermo è proprio quella la mia forza che mi sta facendo andare avanti e di ritornare lì in mezzo e dimostrare ancora di più il mio valore. Mister Maurizio è molto simile a Viverini anche come, non dico come idea di gioco perché ci hanno qualche idea differente, però molto simile. In tante cose, quindi mi ci trovo bene. Ci vuole l'organizzazione e la programmazione giusta, perché magari altri anni ci è mancato qualcosa, sotto gli occhi di tutti, se no non stavamo come abbiamo tribolato in questi anni. Bisogna ripartire da quello che già abbiamo fatto quest'anno e portartelo con, ripeto, più organizzazione e più programmazione e poi si può fare solo che bene, secondo me. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Velò, con Jacopo Forcella e il patron Luciano Rabottini, chiaramente per parlare di ciclismo. Vi auguro una buona giornata.